Passeggiare lungo i vicoli e le piazze della parte alta del centro storico, degustando i vini DOC del territorio dell'Alta Val d'Agri e i piatti della tradizione. Si è conclusa con successo la 2 giorni di Vino sotto le stelle. L'iniziativa, arrivata alla 15ª edizione, è diventata ormai un appuntamento fisso nell'estate di Viggiano. Organizzata dal Consorzio di tutela e valorizzazione del vino in collaborazione con il Forum Giovanile di Viggiano e patrocinata dal Comune, la manifestazione è stata anche quest'anno un viaggio nei sapori e nelle tradizioni della Basilicata. Vino sotto le stelle ormai non è un appuntamento fisso soltanto per i viggianesi, per i valligiani, ma per tante persone che scelgono proprio il periodo di ferie, comunque di trascorrere qualche giorno in Basilicata e in particolare a Viggiano proprio per godere di questa bella manifestazione, di godere della nostra splendida montagna. Quindi da una parte, dicevi bene, noi vogliamo dare una mano e dobbiamo dare una mano come amministratori, in particolare i sindaci e quelli che sono i nostri prodotti locali, i nostri prodotti tipici. Qui abbiamo addirittura il DOC, cioè appunto terre dell'Alta Val d'Agri, e dall'altro lato però dobbiamo approfittare per dare una mano e far scoprire ancora di più le bellezze dei nostri centri storici, cercando da un lato di spingere su quello che è il miglioramento, ma dall'altra attraverso queste manifestazioni penso che riusciamo bene a valorizzare. Quella di stasera, quella di queste 2 giorni è la grande festa che un po' celebra il lavoro di un intero anno, no, del consorzio. Lei è presidente da pochissimo, dal mese di gennaio, quindi le chiedo subito come sono andati questi primi mesi, questa prima metà del 2024. È impegnativo, un incarico importante e spero possa andare nel miglior modo possibile. Sta crescendo il consorzio? Quali sono i numeri? Il consorzio sta crescendo, siamo 8 consorziati e la cosa favorevole è che diciamo, l'età media dei consorziati si è abbassata notevolmente per nuovi ingressi e quindi questo è sintomo di maggior interesse dei giovani.